Eccoci qui. Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Salve, 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 salve. Mi sentite? Mi sentite bene? Eccoci qui. Allora, innanzitutto vi do il benvenuto a questa quarta lezione dedicata al mondo dell'advertising. Una lezione che farà da apripista rispetto al tema che ho lanciato la volta scorsa e che mentre ci dedicheremo al seguito, ecco, di un ideale film che avrà tutte le caratteristiche di un film vero e proprio, ci permetterà di parlare di regole di composizione visiva e di tutta una serie di aspetti che seguono lo sviluppo delle campagne. E come vi avevo accennato la volta scorsa, in effetti ho pensato di traslare le semplici lezioni di advertising astratte, dedicate di volta in volta a concetti diversi, ad un unico concetto che farà da legante e che sarà sviluppato nel prossimo mese attraverso, diciamo, i vari social e i canali che seguiranno questo ideale film che si svilupperà come se fosse realmente esistente, per poi, diciamo, trasformarsi in una serie di webinar all'interno dei quali ci dedicheremo alla produzione vera e propria di tutti gli elementi. Tenete conto che man mano che questo film si svilupperà online, in realtà rilascerò una serie di clip e di mini tutorial proprio per cercare in qualche modo di capire e di approfondire quegli aspetti legati alla pre-produzione che poi si convertiranno nello sviluppo di una trama vera e propria che dovremo convertire all'interno dei vari webinar in una serie di campagne non solo mirate ma specifiche, come vedremo già oggi dall'email che mi ha mandato il regista. Proprio per trasformare il tutto in una campagna reale, quindi strumenti di comunicazione veri e propri. Il regista, vi ricordo, in realtà sono sempre io che simulo un po' sia le parti dello sceneggiatore barra regista, sia, diciamo, interpreto il ruolo del direttore di questa agenzia creativa ideale che seguirà lo sviluppo per l'appunto di tutti i lavori. E come vi avevo anticipato la volta scorsa, in effetti sfrutterò una storia che ho scritto e che rilascerò opportunamente modificata di volta in volta all'interno dei vari canali social e vi avviserò di questo genere di prosieguo, insomma, ecco, della trama della storia attraverso la newsletter di questa serie di webinar, in modo tale che possiate seguire il tutto nella maniera più verosimile possibile. E sfruttando anche, vi anticipo un po' cosa succederà, il canale Artlandis Workshop, vi mostrerò poi anche questi tutorial proprio per verificare, ad esempio, nelle fasi di pre-produzione, visto che non si parla strettamente di advertising, ma ad esempio di altri concetti visivi, come si arriva poi dalla fase di pre-produzione, dalla fase di sviluppo delle concept art e così via, fino poi alla fase di produzione vera e propria che seguiremo online. Sì, è una serie, è un film, scusami, non è una serie, assolutamente. E vedo tutti i nomi noti all'interno della chat, quindi non credo che sia necessario fare la solita introduzione. Allora, prima di tutto, prima di iniziare, diciamo, a condividere lo schermo, come vi ho detto la volta scorsa, ho predisposto diciamo, un ambiente virtuale, quindi una sorta di film verosimile, alla pari di ciò che fece a suo tempo con Creamy Wonderland. Sì, sto registrando, Simone. Grazie Carlo, lo prendo come un complimento. Sperando di non passare io per il drogato della situazione più che altro. Dicevo, ho predisposto un ambiente virtuale del tutto verosimile, e cioè ho creato già dalla volta scorsa tutta una serie di elementi che rilascerò di volta in volta all'interno dei canali social, alcuni dei quali già creati, altri li andrò a costruire, a generare. Quindi seguiremo in effetti delle fasi reali, andando poi a promuovere questo film come se davvero si dovesse realizzare. E ho costruito una trama abbastanza particolare che ci darà tutti gli spunti necessari ad applicare i concetti che abbiamo visto già nelle prime tre puntate, ad esempio in termini di scelta del carattere, scelta della griglia, scelta del mood, della famiglia di font, scelta per esempio dell'approccio visivo, costruzione della campagna multisoggetto, costruzione di campagne basate ad esempio su alcuni concetti chiave un po' diversi. Quindi ho costruito realmente un qualcosa di, come dicevo prima, verosimile, che spero ovviamente poi possa
mi aiuterete anche voi a sviluppare di volta in volta attraverso i vari canali per chi vorrà ovviamente partecipare. Il tutto sarà sempre raccolto in formato video, quindi sarà sempre anche facile, abbastanza facile seguire lo sviluppo della trama e il dialogo che presenterò nei canali social attraverso l'interazione con questo regista fittizio, un qualcosa al limite della schizofrenia, visto che parlerò io con me stesso e interagirò come se fossimo più persone a parlarsi. Quindi, o mi trovate poi alla fine del percorso ricoverato da qualche parte, oppure esce un bel progetto, almeno questo nelle intenzioni. Vi anticipo inoltre che, come vi ho detto la volta scorsa, lo sviluppo collaborativo, una volta che poi ripartiranno i webinar dai primi di settembre, si orienterà attraverso una piattaforma che stiamo sviluppando, che in realtà è destinata non ai webinar, ma a un progetto un po' diverso, che però assorbirà la parte collaborativa di questo progetto di sviluppo di un film fan-made, ecco, chiamiamolo così. Vediamo cosa scrive Roberta. Comunque vada, sarà un successo. Beh, speriamo. Allora, inizio subito proprio con la condivisione dello schermo. Intanto vado subito ad aprire la finestra con Pinterest. In modo tale che potremo utilizzarlo nella nostra fase di esplorazione. Ok, allora. Allora, ditemi se mi vedete e sentite correttamente. La volta scorsa siamo partiti da questa mind map che ancora non ho pubblicato online proprio perché sto organizzando i canali social, quindi a differenza degli altri webinar, tutti i materiali che riguarderanno la fase di produzione, di pre-produzione e di post-produzione del film, in effetti saranno riversati all'interno di canali proprio dedicati al film in oggetto che si chiamerà Stranger Days. E tra poco leggeremo insieme l'email che mi ha mandato il regista e scopriremo anche cosa significa, per esempio, interpretare un brief, visto che ho costruito questa email come se fosse in effetti una sorta di brief. Quindi il brief l'abbiamo nominato tante volte, è sostanzialmente un documento che può avere tanti formati diversi, all'interno del quale il cliente ci informa di quelli che sono i suoi obiettivi. Avendo a disposizione una sorta di film completo che in questo momento si sta iniziando a produrre, fondamentalmente abbiamo anche un prodotto in mano molto diverso, molto variegato, che richiede davvero la massimizzazione di tutte le considerazioni che si fanno quando si ha a che fare con una campagna advertising e che coinvolge non solo il web, ma anche ovviamente i social e soprattutto anche il mondo reale, visto che dovremo comunque produrre anche un qualcosa che sia in qualche modo, diciamo, in grado di essere adattato in tutta una serie di media diversi, ovviamente parliamo di media tradizionali, che richiederanno per l'appunto lo sviluppo di campagne multisoggetto e di tanti altri elementi. La volta scorsa vi avevo presentato questa mind map, ve la faccio rivedere, poi la troverete splittata online, che però da oggi comincia a crearsi nel modo più reale, visto che il regista in questo caso mi aveva mandato questa sorta di suo abbozzetto per darmi un'idea di quelle che erano le sue idee rispetto al film e che poi vedremo appunto nei canali di apertura. Quello che faremo oggi è proprio iniziare con una parte fondamentale della creazione, ad esempio, degli elementi del brief, perché come dicevo, il brief è il documento dove il cliente ci informa delle sue intenzioni, ci racconta il prodotto, ci racconta quella che sarà poi la fase di promozione. E il nostro dovere, quando affrontiamo il brief di un cliente, a prescindere che si tratti dello sviluppo di una campagna, di un logo o di altro, è quello di convertire in concetti chiave o in parole chiave le frasi, le espressioni utilizzate dal cliente all'interno del brief, un documento molto importante che, fra l'altro, dobbiamo sempre essere in grado di richiedere al cliente nel momento in cui, ad esempio, stiamo interagendo con lui. Lo specifico perché tante volte ci si basa su una serie di informazioni alla spicciolata che ci danno un panorama molto particolare, frazionato, scoordinato tra le parti. Quindi, io una cosa che solitamente faccio e utilizzare uno dei miei modelli, alcuni dei quali li trovate già su SlideShare, ma ne creerò uno ad hoc in questo caso,
da fornire al cliente in modo tale da ottenere il massimo numero di risposte possibili utili alla costruzione della nostra strategia iniziale. Anche quando si parla di advertising, in termini di campagna, dal punto di vista del realizzatore grafico, comunque serve avere queste note strategiche per cominciare a concepire proprio l'idea di fondo che poi si svilupperà in proposte lato cliente e quindi magari in una campagna vera e propria. Leggiamo intanto insieme l'email che ci ha mandato il nostro cliente, all'interno della quale io, dopo averla letta, sono andato a mettere in evidenza una serie di concetti chiave che insieme andremo poi a depositare proprio all'interno di questo documento. Allora, mi scrive lo sceneggiatore, che in questo caso, diciamo, poi seguirà anche il regista nella sua fase. Ho chiesto al regista e sceneggiatore ovviamente di darmi i primi input. Roberta, quindi Massimo, questa è una campagna del film anche internazionale oltre che nazionale? Non mi sentite? Sono sparito? Mi sentite? Ok, ma sono sparito con tutto. Ah, ok, allora forse era la linea di Simone. Ok, dicevo. Allora, Roberta, ti rispondo. Il film fondamentalmente ha una distribuzione nazionale per adesso. La tua domanda però è molto interessante perché in effetti ogni volta che dobbiamo sviluppare una campagna tesa alla promozione di un prodotto o di un soggetto, ovviamente ci sono una serie di criteri che vanno ad essere riconsiderati e cambiano a seconda del mercato al quale si punta. In effetti un film o un prodotto tarato per il mercato nazionale godrà di caratteristiche che saranno specifiche di quel mercato, diverse da altri mercati. Ad esempio, proprio diciamo attingendo dal mondo del cinema, non so se lo sapete, ma sia gli spot, sia ad esempio i trailer dei film, quindi gli spot veri e propri, cioè quelli pubblicitari, non di natura cinematografica, sia gli spot pubblicitari, sia i trailer e le locandine addirittura dei vari film, cambiano moltissimo da regione a regione. Tante volte, per esempio, quando viene anticipato un film, ci accorgiamo che materiali addizionali vengono rilasciati all'interno di alcuni mercati nello specifico. Ciao Adriana. Ad esempio, trovo una serie di locandine costruite in un certo modo per il mercato italiano e locandine del tutto diverse costruite per il mercato coreano, per il mercato giapponese, cinese e così via. Idem per quanto riguarda le clip che anticipano il film, lo stesso trailer del film. Ormai è una consuetudine quella di avere ad esempio un trailer nazionale e uno internazionale, e per nazionale intendo trailer tra virgolette geolocalizzati, anche perché poi ovviamente a seconda diciamo, della capacità di assorbimento del pubblico, quello che noi vediamo come trailer all'interno dei nostri palinsesti si traduce invece in una serie di clip di tono diverso e di composizione differente all'interno di altri mercati dove per esempio c'è una distribuzione radicalmente diversa da quella che vediamo noi nei nostri canali e che quindi poi si traducono in una strategia livellata a seconda dei casi per mercato. Ma è un concetto che vediamo allo stesso modo nel mondo dell'advertising puro e in effetti a seconda del mercato, quindi a seconda del target di riferimento, cambiano se, certe volte sensibilmente delle caratteristiche degli spot anche più famosi. Gli spot che noi vediamo. Assolutamente sì, Roberta, anche nel rispetto dei costumi di quella nazione. Gli spot che noi vediamo, anche gli spot dei brand più famosi, in realtà non sono uguali in ogni singola nazione, così come la vediamo noi in Italia. Possono cambiare tantissimi aspetti. Cambiano ad esempio i contenuti, cambiano le frasi che si utilizzano, possono cambiare i protagonisti, possono cambiare gli scenari. Dipende davvero tanto dallo studio che precede la produzione di questi spot in rapporto ai mercati che si intende aggredire. E lì ovviamente si inizia a spaziare attingendo a considerazioni che arrivano direttamente dal mondo dell'advertising, ma non solo, perché in effetti abbiamo detto tante volte quando creiamo una strategia al lato social media che siamo costretti in senso buono, a tenere in considerazione le abitudini degli utenti, gli orari, per esempio, per quanto riguarda la trasmissione online dei contenuti. Dobbiamo tenere in considerazione quelli che sono, per esempio, le relazioni tra il nostro pubblico di riferimento e il mercato all'interno del quale ci andiamo a posizionare. E non fa differenza proprio il trattare un film o una campagna advertising che, come vedete, a questo punto viene da sé,
deve tenere in forte considerazione il pubblico al quale ci rivolgiamo. Nel nostro caso, per semplificare l'esercizio di stile che andremo a seguire con lo sviluppo di questo film, ci rivolgeremo a un mercato nazionale, strizzando però l'occhio al mercato internazionale. Poi, ovviamente, una volta che il film sarà prodotto, perché no, potrebbe essere, diciamo, tradotto in altre lingue e quindi potremmo decidere di fare una sorta di upgrade della campagna andando ad esportarlo all'interno di altri mercati. Ok? Allora, leggiamo velocemente e facciamo attenzione ai concetti chiave che sono andato a evidenziare all'interno del testo di questa email. Mi scrive lo sceneggiatore: ciao Massimo, come d'accordo ti invio qualche spunto in merito al film che stiamo sviluppando. Si tratta di una produzione fan-made. Ecco, il primo concetto chiave che a me interessa molto, che ho messo in evidenza nell'email dello sceneggiatore, è proprio quella parolina, fan-made. Andando a ricercare ovviamente la tipologia di prodotti di questo genere, scopriamo che esiste un intricato sottobosco di utenti che realizzano a ciclo continuo degli ottimi prodotti, prodotti ovviamente alle volte anche più scarsi, questo è chiaro, ma nel panorama ci sono dei prodotti di valore così elevato che in effetti spesso si rischia addirittura di prenderli per prodotti creati invece dalle major hollywoodiane, o quasi, perché sono molto curate e servono ovviamente a chi le produce per farsi notare, per farsi vedere. Anzi, se volete dare un'occhiata a questo tipo di prodotti, visto che tutto sommato il nostro cliente ce l'ha chiesto, vi faccio anche vedere la bacheca che io all'interno di Pinterest ho dedicato proprio al fenomeno, che è molto interessante. Fan Movie Rises. Ok, eccoli qua. Che è molto interessante perché, come noterete, va ad attingere spessissimo da tutta una serie di personaggi, situazioni e quant'altro legato alla cultura pop. Poi ne parleremo più avanti, però in effetti questo significa che da un lato si lavora molto con le suggestioni di quegli elementi conosciuti e riconoscibili, dall'altro sono, diciamo, è un tipo di approccio molto utilizzato da tanti autori che desiderano mettersi in mostra. Abbiamo già parlato tante volte dell'importanza della cultura pop, ad esempio, per migliorare gli accessi e le visite al nostro portfolio online. Anche in questo caso, in effetti, abbiamo a che fare con utenti, autori, che magari sfruttano, ad esempio, piattaforme di crowdfunding come Indiegogo, Kickstarter e compagnia bella, per andare a raccogliere fondi e produrre il loro film. Nel nostro caso, in effetti, ci stiamo riferendo proprio ad una situazione di questo genere. Ma leggiamo l'email perché poi ci arriveremo. Quindi la prima cosa che ci interessa mettere in evidenza è l'aspetto fan-made del progetto. Badiamo bene che lo sceneggiatore ci tiene fin da subito ad aggiungere che ha un discreto budget a disposizione, sia legato alla produzione, quindi anche al casting, sia alla fase promozionale. Quindi ci tiene a dire che hanno comunque un finanziamento dietro alle spalle che gli permette, è vero, di creare un film fan-made, ma soprattutto di poter attingere a risorse di un certo tipo. Ora, attenzione, perché quando si parla di brief e di fare attenzione a determinati concetti, tutto ciò che leggiamo va soppesato nel giusto modo. Nella particolarità del genere fan-made esiste un approccio molto particolare che è diverso da quello dei cosiddetti short movie. Cos'è che differisce tra un fan-made e uno short movie? Differisce il fatto che stiamo trattando di un soggetto che esiste già nel caso del fan-made e viene sviluppato dall'autore del film, il che ci aiuta anche in termini di posizionamento o in termini strategici ad interagire con un pubblico che magari è già appassionato del titolo di base, ne parla, ne discute e così via, e al quale possiamo agganciarci per riprendere le fila della promozione, visto che in questo caso abbiamo anche un film che è considerato una sorta di chicca del panorama. A differenza dei short movie, cioè dei corti che sono comunque altrettanto frequenti online, e anche lì c'è una bacheca che su Pinterest ho dedicato a questo genere di prodotti, che però solitamente vengono prodotti e promossi in maniera assai diversa. Per esempio, il fan movie ogni tanto si muove con una fase promozionale che sembra quasi più vicina a quella di stampo hollywoodiano, a differenza dei corti che di solito vengono rilasciati magari attraverso canali specifici che hanno il compito di, come possiamo dire, di promuoverli all'interno della social sfera. Ovviamente non si tratta di regole fisse, tant'è vero che
In entrambi i casi spesso i ruoli si invertono, cioè abbiamo fanmade rilanciati all'interno dei social e invece per esempio corti creativi o corti in generale, short movie, che invece si usufruiscono di una programmazione, di una promozione del tutto standard, per così dire. Nel nostro caso, l'autore ci dice che abbiamo ovviamente diciamo, una fase, un prodotto di stampo fanmade che attinge ad un film che si chiama Strange Days e lo sceneggiatore. Nel descriverci la sua sceneggiatura, ci invita ovviamente a approfondire anche quelli che sono gli aspetti legati proprio al film. Quindi ci dà addirittura il link e ci dice: studiati questo film, guardalo, osservalo, in modo tale da poterti immergere al meglio all'interno del tuo lavoro, che si riguarderà sia la fase di pre, sia la fase di post-produzione, e quindi anche quella di promozione che avverrà dopo. Se volessimo traslare il concetto all'interno del mondo dell'advertising, questo significa che quando un cliente inizia a raccontarci del suo prodotto, il nostro compito è cominciare a studiare tutti i riferimenti del caso, che vanno dallo storico dell'azienda allo storico del suo stesso segmento produttivo, se il prodotto era preesistente, fino a eventuali competitor e al mercato al quale si rivolge. Ecco perché queste informazioni sono molto importanti. Quindi, fondamentalmente, se volessimo coinvolgere e iniziare a scrivere, diciamo, qualche nota rispetto al brief, potremmo scrivere qualcosa del genere, note in evidenza. Film fan made, soggetto di partenza Strange Days, e in più, ce lo dice l'autore all'interno della sua email, stiamo parlando di un film di genere distopico, quindi mood distopia. Se non sapete a che cosa significa distopia, vi invito eventualmente a dare un'occhiata online per capire, per esempio, di che cosa si sta parlando, che è una cosa molto importante perché, ovviamente, come abbiamo detto, il nostro compito è anche quello di riuscire in qualche modo a capire quale sia il punto di vista dell'autore per entrare maggiormente in sintonia con esso. Queste tre caratteristiche già da sole ci spingono a filtrare un po' quello che può essere la caratteristica di studio, quindi quello che possiamo fare in questo caso è analizzare segmenti di mercato relativi ai trend ed al titolo del film, mettendo in evidenza una fan base ben delineata. Ben delineata, cioè abbiamo bisogno di un target di riferimento da sviluppare. E già da questo genere di la dislocazione di un viscere o di un tessuto della sua normale sede, Roberta, non l'ho capito. Non ho capito il riferimento, scusami. Ah, ok. In realtà diciamo che solitamente il genere distopico all'interno del mondo della letteratura, dell'entertainment, dei film, dei videogiochi e così via, si riferisce ad un futuro che diciamo, possiede, ecco, delle caratteristiche poco positive, se vogliamo, cioè un futuro immaginifico all'interno del quale la società collassa a più livelli, in più direzioni e ci presenta uno scenario sociale assai distorto. In effetti, distopia poi arriva ovviamente a rappresentare il concetto di utopia distorta. Solitamente l'utopia è un qualcosa, diciamo, un desiderio dal senso positivo, e invece distopia è una sorta comunque di immaginario distorto da una serie di caratteristiche che possono essere appunto di natura sociale, ma non solo, che coinvolgono poi l'intera visione, in questo caso del film. Quindi molto molto interessante come concetto perché fra l'altro il genere distopico, che è uno dei generi che a me piacciono molto, ultimamente ha attirato tantissimo e ci ha dato tutta una serie di soggetti ai quali possiamo attingere per comprendere qual è il nostro target di sviluppo e cosa li appassioni. Vi cito qualche film, tutta la serie per esempio di Divergent, tutta la serie degli Hunger Games, tutta la serie per esempio Il mondo dei Jonas e tutta una serie di altri film sono tutti di genere distopico, ma anche lo stesso Blade Runner è fantascientifico, ma è fondamentalmente distopico, anche se
la distopia di per sé non si esprime più di tanto in quel film quanto in altri soggetti che solitamente, per l'appunto, raccontano una società futura, le cui caratteristiche di società, per l'appunto, risultano distorte e piegate rispetto comunque ad una visione dell'insieme molto molto particolare di stampo pessimistico. Fondamentalmente è questa la mia interpretazione del genere distopico, ma vi invito ovviamente ad approfondire. Pre-post-produzione ovviamente l'ho messa in evidenza perché ci si sta dicendo che ci dovremo occupare di tutte le fasi, quindi sarà necessario seguire tutte le fasi. E ovviamente, come ho detto, ci vengono date delle indicazioni rispetto al film. Sulla trama del film non entro nel merito, ho il compito di esplorarlo, ma poi ovviamente ci rifaremo di volta in volta quando l'autore nel suo blog, nel blog del progetto, spiegherà perché si è ispirato a Strange Days e che cosa gli è piaciuto di quel film. Dobbiamo ovviamente studiarci anche il film, così come dobbiamo studiarci il background del mercato al quale fa capo il nostro cliente. Perché questa cosa? Semplicemente perché, ovviamente, nel film potrebbero essere contenute una serie di caratteristiche che l'autore magari potrebbe voler rivedere. E in effetti lui stesso, continuando nell'email, continua a spiegarci e ci dice: nella prima bozza della sceneggiatura abbiamo costruito una storia che trae idealmente spunto dalle caratteristiche di quel film. Quindi la cosa importante, quindi fonti di studio. Sì, fonti di studio. Fonti di studio. Il film Strange Days. Già, questa quindi è una prima cosa che dobbiamo segnarci come momento cardine da sfruttare. Continua lo sceneggiatore, spostando temporalmente in avanti la trama ad una data che dovrebbe essere orientata al 2035-2036. Perché l'ho messa in evidenza? Ce lo dice lo stesso regista subito dopo. Un particolare questo da considerare importante, poiché le fasi clou della storia si concentreranno su di essa, cioè sulla data 2035-2036, e su alcune teorie esistenti in rete legate all'asteroide Apophis. Ora, in questo caso, lui mi dice che ci stiamo ancora lavorando e infatti non mi lascia un link, ma il mio compito, ovviamente, a questo punto è aggiungere alle fonti di studio il fenomeno legato per l'appunto all'asteroide Apophis, per cercare di capire a che cosa fa riferimento l'autore in questo caso nel momento in cui mi cita questo tipo di fonti da utilizzare come punto di riferimento. Lo scenario globale avrà un peso consistente poiché abbiamo immaginato gli sviluppi della società mondiale in una direzione certamente distopica, ma priva di esagerazioni legate alle nuove tecnologie, quindi niente robot, niente cyborg, nessun estremo di alcun genere. Strange Days era ambientato nel 1999 e era, diciamo, fondamentalmente una visione, tra virgolette, futuristica, neanche così estrema, all'interno della quale esisteva un dispositivo che permetteva agli utenti, in pratica, di rivivere emozioni, sentimenti, pensieri, sensazioni registrate a livello di memoria, di mente, da altre persone. In sostanza, uno degli esempi tradizionali che c'era all'interno del film, una ragazza si fa la doccia indossando un certo tipo di copricapo, e tutte le sensazioni che lei prova vengono registrate e possono essere passate ad un'altra persona che, chiudendo gli occhi, rivive addirittura le sensazioni tattile e tutti quelli che sono stimoli, input nervosi che arrivavano al cervello, come se fosse lui stesso, la ragazza sotto la doccia che, ad esempio, si accarezza il corpo, sente il profumo del balsamo e così via. Questo tipo di, diciamo, di soggetto futuristico è ovviamente la base di quel film. Nel nostro caso avremo un qualcosa del genere, ce lo dice l'autore, però senza nessuna esagerazione. Quindi nota in evidenza elementi futuristici senza esagerazioni di natura estrema. Robot, cyborg, eccetera. Quindi io mi sto iniziando a costruire una serie di aspetti dei quali dovrò tener conto. Andiamo avanti. Continua lo sceneggiatore. Mantenendo il climax originale, quindi perché l'ho messo in evidenza? Perché lo sceneggiatore mi sta dando un altro input importante per lo sviluppo del mio lavoro. Mi sta dicendo, come se un cliente, per esempio, mi chiede di promuovere un prodotto e mi dice: parti da quello che è stato già fatto, quindi queste sono le note importanti da mettere in evidenza. Qui lo sceneggiatore mi dice: mantieni il climax originale. Quindi mi scriverò: mantenere il climax del film originale.
Quindi a questo punto devo conoscere il film, così come devo conoscere il mercato di riferimento o le azioni precedenti sviluppate dal mio cliente nel momento in cui decide di dare continuità alle azioni che ha precedentemente sviluppato. Mantenendo il climax originale, abbiamo cioè deciso di concentrarci su una visione in chiave cyberpunk di un ipotetico futuro dove la rete, internet, i device e alcune tecnologie disponibili alle masse caratterizzano la quotidianità di tutti gli esseri umani. Fondamentalmente, questo genere di evidenza per noi è molto importante perché ci sta dando innanzitutto una parola chiave di riferimento molto precisa, cioè il genere cyberpunk. Insieme all'elemento distopico già abbiamo comunque una serie di keyword da sviluppare, quindi andiamo sulle keyword o concept chiave. Abbiamo per esempio il genere distopico. Abbiamo il genere cyberpunk e sappiamo che, diciamo, l'interazione tra internet, i device e gli esseri umani sarà costante, quindi interazione con la rete ed i device. Quindi intendiamo con device i tablet, gli smartphone, gli orologi. Quindi ovviamente qui poi, mano a mano che svilupperemo la trama, chiederemo allo sceneggiatore se negli obiettivi di campagna c'è quello di rappresentare elementi particolari del film che potrebbero riguardare per l'appunto l'uso di questi strumenti. Andiamo avanti. Nel rappresentare ogni scenario lavoreremo moltissimo anche con effetti digitali. Quindi già qui sembra che in effetti avremo a disposizione una serie di elementi a livello visivo molto ben costruiti. Quindi possibile disponibilità di elementi visivi evoluti, effetti speciali. Perché ci interessa? Perché quando andiamo a disegnare, ad esempio, un elemento cardine, ecco, della nostra campagna, dobbiamo anche delineare i punti di forza. Di conseguenza, sarò costretto comunque a ricordarmi, per esempio, quali sono questi punti di forza in modo da tenerli in considerazione come elementi da sfruttare per lo sviluppo dei miei elementi di campagna. Nella caratterizzazione di un insieme di 9 personaggi che si alterneranno e incroceranno le loro vite sulla scena, definendo alcuni linguaggi visivi molto particolari. Quindi attenzione perché abbiamo ovviamente alcuni punti focali della nostra strategia, quindi della nostra campagna e della trama, che riguarderanno per esempio 9 personaggi. Quindi già sappiamo che ci sono 9 soggetti. Perché questa informazione può essere importante? Perché se, come immaginiamo, lo sceneggiatore poi ci dirà che in effetti questi 9 personaggi sono 9 perché ognuno avrà il suo peso specifico, questa cosa sarà tradotta da noi in una serie di caratteristiche della nostra campagna. Ugualmente a quanto succede quando, per esempio, il cliente ci chiede di realizzare una campagna su una gamma di prodotti che vengono promossi nella loro interezza. Se promuovete, per esempio, una serie di prodotti per il bagno, tanto per dire, avreste tutto sommato una serie di 9 prodotti da presentare singolarmente. Come, in che modo, poi lo vedremo. Simone, si potrebbe studiare in 9 profili, quindi 9 figure che usano il loro linguaggio. Sì, in realtà diciamo che fondamentalmente noi ancora non siamo arrivati alla strategia, poi ovviamente ci arriveremo, però così come in passato, in una vecchia strategia che vi raccontai, avevo previsto per Assassin's Creed Brotherhood di creare un account per ogni personaggio, il primo spunto che ci viene in mente è quello, ad esempio, di fare interagire questi 9 personaggi sui social. Però attenzione, Simone, perché? Perché in questo caso, se io creo le 9 figure che interagiscono con il loro linguaggio, c'è anche un rischio fondamentale. E cioè, in una fase nella quale è già, diciamo, frazionata l'attenzione degli utenti online, avere 9 account diversi che interagiscono, magari con porzioni di pubblico ridotte, richiede un investimento in termini di campagna capace di coprire tutti e 9 gli account, tutti e 9 i personaggi. Quindi è un attimino da valutare. Però è ancora prematuro perché fondamentalmente ancora non sappiamo nulla, non sappiamo nemmeno se sono personaggi, per esempio, degni di un profilo o che hanno realmente qualcosa da dire. Un personaggio, così come un prodotto in una campagna, alle volte soddisfa la sua esistenza in uno o più visual e finisce lì. Dobbiamo un attimino pazientare e valutare bene
tutte le situazioni che ci vengono presentate. Ora, lo sceneggiatore dice: sulla scena i 9 personaggi definiranno linguaggi visivi molto particolari. Attenzione a questa caratteristica, cioè ci sta dicendo che questi 9 personaggi si muoveranno all'interno di linguaggi visivi, che guarda un po' è proprio quello che ci interessa sapere ai fini della nostra campagna. Dice lo sceneggiatore: l'esempio migliore che possiamo fornirti è riferito al film Hero del 2002. Quindi io ovviamente la prima cosa che faccio, vado a mettere nei miei riferimenti, fonti di studio, il film Hero del 2002. Cercando ovviamente di capire a quale riferimento ponga l'attenzione lo sceneggiatore. Dice: in quel film ogni porzione del racconto è stato sviluppato in associazione ad un colore che rappresentava sia il tono sia i sentimenti dei protagonisti, sovrapponendosi alle sensazioni dello schermo. Quindi chi ha visto il film, o chi magari se lo vedrà per approfondire le fonti di studio relative alla campagna, scoprirà che dentro quel film in effetti era proprio così. Vuol dire che il nostro sceneggiatore immagina che insieme ad ogni personaggio ci porteremo dietro una serie di interpretazioni visive che specifica appena più in basso. Nel nostro caso avremo a disposizione 9 personaggi e i seguenti mood scenari: futuro distopico, cupo e desolato, facendo come punto di riferimento il film Johnny Mnemonic, quindi ecco che cominciano a fioccare altri riferimenti. Futuro distopico ma ottimista, film di riferimento Minority Report. Steampunk, collegami alle tecnologie degli anni che viviamo, qui dovremo chiedere maggiori spiegazioni al sceneggiatore. Cyberpunk, scenari con ampio uso di neon, anche qui sappiamo dall'incontro che abbiamo tenuto in sede da lui più o meno che cosa intende, ma dovremo comunque richiedere ulteriori spiegazioni per essere certi di ciò che ci sta dicendo. Queste informazioni ovviamente le metteremo nella nostra scheda del brief, ma poi vedremo come svilupparlo. In più aggiunge uno scenario, un mood surreale, tipico dei sogni, visioni del mondo virtuale, il che significa che se in effetti la virtualità, internet e i device fanno parte della quotidianità di tutti noi in questo film, come ci ha detto lo sceneggiatore, è normale immaginare che si viva anche sospesi dal mondo reale e virtuale, a dir il vero una caratteristica che abbiamo già visto all'opera in tanti film. Quindi prima di tutto andiamo a selezionarci questi mood scenari, quindi prima cosa, apro qui, attivo e scrivo mood scenari. Quindi, mi vado a copiare letteralmente ciò che ha scritto lui stesso, in modo tale da avere anche i riferimenti necessari. E 1. E 2. E 3. Ups. E 4 ok e l'ultimo e voilà. Bene. Quindi abbiamo già una serie di riferimenti per capire quale sarà lo stile visivo, ma ovviamente lo sceneggiatore ci sta linkando la bacheca, che è quella appunto che troviamo su Pinterest. Questa bacheca, che sicuramente farà parte delle fonti di studio, quindi bacheca Pinterest, eccola qui, ci accompagnerà all'interno praticamente della nostra esplorazione all'interno dell'idea del nostro sceneggiatore per quanto riguarda il film. E ovviamente si tratta, diciamo, della bacheca che vi ho fatto vedere la volta scorsa, dove gli autori stanno continuando a inserire dei contenuti per darci una serie di informazioni che poi troveremo nei loro canali ben raccolti e strutturati rispetto alle suggestioni visive che hanno influenzato la trama che hanno disegnato. E vi invito a dargli un'occhiata, questa è la board, ma ve l'avevo già linkata la volta scorsa, perché in effetti i riferimenti che stiamo osservando saranno molto importanti per capire quei mood, quegli scenari, che in effetti ci accorgiamo già qui dalla bacheca, cambiano tantissimo e spesso si portano dietro una serie di personaggi che evidentemente, pur senza estremizzazioni, a parte qualche scena ovviamente che magari comunque è finita lì mentre pinnavano i contenuti, che pur senza estremizzazioni però rappresentano una società distopica virtualmente realizzabile, quindi senza doversi immaginare astronavi, alieni e cose di questo genere.
Ok. Continuiamo a leggere. Altre chiavi di lettura che ti anticipo velocemente. La visione del futuro si alternerà tra il senso di positività, fiducia e negatività, paura. Attenzione, perché questo praticamente che lo sceneggiatore sta definendo sono un po' le emozioni che andranno ad essere gestite sia in emissione sia in ricezione all'interno delle nostre campagne. Positività, negatività, fiducia, paura. Così come quando abbiamo a che fare con un prodotto, ci viene specificato qual è in sostanza il tipo di feeling che quel prodotto eventualmente può suscitare e sul quale possiamo basare le nostre iniziative. Quindi andiamo a memorizzare queste caratteristiche all'interno del nostro documento. Quindi, andiamo qui. Nudi scenari, quindi note in evidenza, fonti di studio, keyword, eccoli qui. Positività, fiducia. Negatività, paura. Quindi quando dovremo interagire con il nostro digital artist, dovremo spiegargli bene quale sarà poi il mix integrale di questo genere di approccio. Vediamo Roberta cosa scrive. Quindi quelli evidenziati sono i concetti chiave del brief che poi riporti su Xmind. Esatto, Roberta. Io solitamente, questa è una cosa che faccio realmente, quando un cliente mi manda la sua email, tendo proprio a fare questo lavoro, cioè me la evidenzio in giallo e mi rileggo l'email almeno un paio di volte, perché cerco proprio di tirare fuori l'estratto, cioè il senso cardine di tutte le parole che il cliente ha utilizzato. Perché anche se si tratta solo di una mail, o meglio ancora ovviamente se canalizzato su un brief vero e proprio, quello che otteniamo noi è in sostanza la rappresentazione dei principi intorno ai quali si svilupperanno poi le nostre idee. Ed è chiaro che maggiori saranno le domande che potremo fare al cliente, in questo caso migliore sarà la nostra percezione del senso delle sue parole. A seconda del personaggio che partecipa alla scena, 9 personaggi uguale 9 storie che si alternano per la durata di 12-15 minuti ciascuno, più un prologo e un epilogo da 5-10 minuti, avremo appunto queste sensazioni. Ora attenzione, perché a questo punto lui ci sta dicendo che i 9 personaggi corrispondono anche a 9 storie. E la caratteristica principale è che sostanzialmente avremo una storia, quindi una timeline della storia del tipo prologo, che andrà dai, dov'è? 5 ai 10 minuti. Adesso vi dico perché è importante questo dettaglio. Avremo poi 9 storie che si intersecano. Da quanto? Da 12-15 minuti, manco se non l'avessi scritto io. Non me le ricordo nemmeno io stesso che l'ho scritto. E infine un epilogo. 5-10 minuti. Perché sono importanti questi dati? Perché nel momento in cui dovremo poi magari costruire e relazionarci alla trama, alla storia e sé, e dovremo rappresentarne il concept all'interno di locandine, trailer e quant'altro, il nostro compito sarà capire da quale parti del film andare ad attingere gli elementi chiave della nostra storia. Un po' come quando, andando a parlare di un prodotto, possiamo per esempio decidere di interagire con lo storytelling di quel prodotto e andare a raccogliere informazioni dalle fasi di produzione, dalle fasi di costruzione, dalla fase di sviluppo, dalla fase di utilizzo. È esattamente quel tipo di logica. Quindi quello che possiamo dire è che da questo tipo di diciamo, primo impatto possiamo desumere uno storytelling da rappresentare in modo che si incuriosisca il pubblico. Ok? Ciao Giovanni. Andiamo avanti. Il mondo reale, virtuale e onirico si incroceranno spesso nella trama. Bene, anche questo è un elemento da mettere in evidenza. Perché ovviamente significa che nello sviluppo a livello visivo, quindi nella
a livello visivo, gli elementi si incroceranno e fonderanno in un potenziale stile unico da rappresentare declinando anzi i singoli elementi per personaggio. E cioè, dobbiamo creare che cosa? Il cosiddetto nostro stile visivo, giusto? Quindi la conseguenza è che da qui andiamo a creare il nostro linguaggio visivo dotato di declinazioni specifiche. Come vedete in questo caso, al di là del fatto che ho costruito io stesso questo tipo di documento, nella lettura di metà email, una email che ditemelo voi se è abbastanza pertinente o no, cioè se è realistica, io penso di averla costruita in modo che effettivamente dica, ma non dica poi più di tanto, ci stanno raccontando la trama di un film. Però guardate in mezza email quante informazioni stiamo raccogliendo e soprattutto applicando poi il tutto ad una categoria diversa, quante informazioni possiamo tirare? Sicuramente Simone è il cliente atipico, però sto paragonando costantemente il tutto, diciamo, ad altri settori come la campagna legata a un prodotto per farvi capire cosa prendiamo da ogni singolo elemento, cioè è il metodo che mi interessa. Poi è chiaro che ovviamente in questo caso, in realtà, se leggi bene fino in fondo, poi la stessa email io ve la passerò. Tenete conto che in realtà qui dentro la storia non c'è. Se la leggete bene di seguito, vi si sta dando un input che noi dobbiamo tradurre in una serie di elementi che in effetti non è detto che siano così chiari, perché un conto è dire effettivamente ci serve un linguaggio visivo unico, ma quando poi cominciano a dirvi effettivamente guarda quello che è stato fatto, come vi dice una qualunque azienda, o guarda quello che è il mio obiettivo, come vi dice una qualunque azienda, sta a noi poi raccogliere il distillato di questo testo e trasformarlo in concetti chiave. Vi assicuro che al di là dell'esempio, che ovviamente è costruito per darci la possibilità di lavorare molto a livello grafico, a livello creativo, comunque il metodo è esattamente quello che si utilizza anche in altri contesti. Come noterai nella board su Pinterest, abbiamo una visione generale di ambienti dove la sovrappopolazione è costante e lo spazio vitale personale è molto ridotto. Sarò più chiaro in seguito. Esistono anche alcuni fili conduttori che legano alcuni intrighi dei poteri forti a dinamiche sociali, come l'isteria religiosa e i riflessi sociali di alcuni eventi che stiamo già vivendo. Un po' come quando il cliente ci racconta quello che c'è dietro un prodotto e dietro, ad esempio, la clientela che lo acquista, la percezione del prodotto stesso, informazioni di mercato. Stiamo inoltre valutando l'innesto di un decimo personaggio chiave che si legherà al prologo e all'epilogo a sorpresa, una chicca che ci piace molto e sul quale stiamo lavorando tanto. Non a caso, questo tipo di informazioni sono quelle che i clienti ci danno, che ancora effettivamente non vanno messi nelle nostre considerazioni, nel nostro brief, perché non sappiamo se alla fine andranno ad essere un qualcosa di realmente esistente o meno. Ecco perché non è né sottolineato né evidenziato in giallo. Continuiamo. L'impatto visivo e la caratterizzazione estetica la faranno da padrone e l'ultimo mood citato, ovvero la chiave surreale, si legherà a filo doppio a tutte le storie. Questo significa che di dove ho messo in evidenza il termine surreale, andrò effettivamente a ulteriormente dargli importanza all'interno del mio schema. Aprendo possibilità di mettere in scena ambientazioni e vicende personalizzate a seconda del personaggio che le vive, e questo l'abbiamo già scritto. La storia sarà corale. Ha ragione Simone, il regista è un po' paraculo. Allora, la storia sarà corale, ma ogni personaggio godrà di una scheda ben definita che stiamo definendo in questa fase. Questo l'ho scritto perché in realtà per ogni singolo prodotto o servizio è chiaro che dobbiamo sempre avere una scheda ben precisa. Perché in effetti, ah sì, vabbè, quello è chiaro. Simone, sto ridendo perché Simone dice: ho visto dei brief che se ve lo raccontassi morireste male dal ridere. Ed è vero, perché moltissimi clienti non hanno manco idea del brief che vada oltre a un'email di 2 righe dove vi dice mi serve questo e quest'altro. Cioè, voglio dire, è una costante il fatto che il cliente non abbia idea di come comporre il brief. Però attenzione, cosa vi ho detto io all'inizio? E sta a noi proporgli un modello e fargli le giuste domande in modo tale da direzionarlo, perché ovviamente serve a noi. E vi posso garantire che anche se il cliente è parecchio testa dura, in casi estremi io mi sono ritrovato a leggergli letteralmente su Skype le singole voci del brief e mi appuntavo io le informazioni. Ora, come recuperare quelle informazioni sta a voi, però fatelo.
Perché altrimenti se viviamo esclusivamente sulle due righe di email o un messaggino su WhatsApp che manda il cliente, non ne usciamo. Va benissimo, Roberta, però per l'appunto è importante che queste domande comunque siano, diciamo, come posso dire, pertinenti ad ampio spettro e che tu stessa poi nel prendere gli appunti sia in grado di schematizzare quella che è l'intenzione del cliente per costruire la tua strategia. La storia sarà corale, ma ogni personaggio godrà di una scheda ben definita e dovrà quindi avere uguale peso nella fase promozionale. Ci piace molto l'idea dei character poster, magari in versione animata come ci hai anticipato. Attenzione, perché qui il cliente ovviamente si riferisce ad una conversazione che ha avuto con me. Ma questo tipo di approccio è una cosa che effettivamente esiste davvero nel mondo reale, perché è chiaro che un cliente ci può dire: sai, ho visto il mio competitor o in quel settore un altro tipo di promozione e vorrei che prendessi spunto da lì. Quindi quello che ci si sta dando in sostanza è un'idea ben precisa di quello che piace al cliente. Quindi praticamente possiamo metterla come nota in evidenza, per esempio, oppure metterla come nota in evidenza, come elemento in evidenza altrove. Però di fondo effettivamente dobbiamo essere noi in grado comunque di convertire questo desiderio dell'utente, del cliente, di rappresentare la campagna in un modo ben preciso. Ok? Quindi uguale peso alle fasi promozionali per i 9 protagonisti. Quindi ci si sta dicendo ci servirà nettamente una relazione costante con le schede e le caratteristiche del personaggio, un po' come accade quando, per esempio, abbiamo a che vedere con una gamma di prodotti e non possiamo ovviamente promuovere solo quelli che ci piacciono di più, ma siamo costretti a promuovere anche tutta un'altra serie di elementi che eventualmente ci spingano in una direzione in particolare. Potendo quindi caratterizzare ogni spazio promozionale in modo coerente con la trama che riguarda quel singolo personaggio. Del resto Hollywood di frequente usa una promozione che anticipa la narrazione dei caratteri di carattere in carattere. Quindi fondamentalmente ci sta dicendo: guarda, l'ho visto fare, lo voglio anch'io. Una cosa molto comune. Le fasi di gestione del film, pre-produzione e organizzazione generale richiederanno circa 4 mesi. Attenzione, perché il cliente ci sta dando una sorta di tempistica. Quindi se andiamo su timeline storia, non siamo su timeline storia, se andiamo su timeline di produzione, abbiamo la pre-produzione pari a 4 mesi. Vediamo cos'altro ci dice. Quindi noi abbiamo fondamentalmente 4 mesi per prepararci. Ma non è vero, adesso vedremo perché. 4 mesi, ma ci piacerebbe iniziare fin da subito a preparare il terreno con una serie di elementi che vado a elencarti. Eccolo qua. Il cliente ci sta dicendo: guarda che tu non hai 4 mesi, mi devi seguire fin dall'inizio. Premetto che abbiamo un ufficio stampa. Ah, attenzione, perché in questo caso questo significa che effettivamente io devo tenere in considerazione la esistenza di ufficio stampa. Questo è un elemento molto importante perché tante volte quando lavoriamo ci siamo ritrovati magari ad avere a che fare con aziende i cui testi li dovevamo preparare noi, dove non c'era uno straccio di riferimento. Quindi, un ufficio stampa molto competente che può assistervi in ogni fase e sostenere il tono della comunicazione generale. Bene, quali sono gli oggetti che gli interessano? Creazione di un mini sito di riferimento con logo, teaser e poi gli artwork e i concept. Creazione dei canali social di riferimento per la gestione delle fasi iniziali. Creazione di micro animazioni. Quindi, fondamentalmente, già il cliente sta esprimendo quelle che sono le necessità contingenti. Queste necessità sono ovviamente, quindi fabbisogno, sono divise in, cosa abbiamo detto? Mini sito di riferimento, quello che fanno in effetti quando ad esempio si lancia un evento, un prodotto, un film stesso o anche un album musicale, creare un mini sito. Tutto concentrato su una o due caratteristiche. Nel caso del lancio di un album musicale ci si concentra sulla traccia campione. Nel caso di un prodotto, sull'anteprima del prodotto, quindi si crea il teaser, il promo e così via. Si gioca su questi elementi. Quindi mini sito di riferimento, canali social di supporto alla fase e poi creazione di micro animazioni, quindi micro animazioni che anticipino il mood del film. Quindi ci si sta dicendo: guarda, mi piace quello che mi hai fatto vedere, voglio effettivamente capire se posso convertire questo tipo di prodotti in qualcosa da far vedere. Poi mi dice: c'è dell'altro, ma ne parleremo in seguito. Nota bene, il logo e il teaser con la data di riferimento e con la data dei riferimenti social
Li vorremmo sviluppare con versioni alternative, sovrapposte, magari a costruire una scena ideale che anticipi qualcosa nel film, magari un logo per mood o per personaggio. Questa non è una paracolata, ma un elemento di difficoltà che ho voluto inserire proprio perché è chiaro che in un brief non va sempre tutto bene e arriva sempre il classico, diciamo, momento in cui toccherà inventarsi qualcosa. In effetti, fondamentalmente, abbiamo comunque quindi necessità di sviluppare non un logo e un teaser, ma addirittura più loghi e più teaser di riferimento. Quindi, di nuovo, quindi loghi e teaser video multipli in relazione a personaggi e mood del film. Simone, a te non ti invito più, te lo dico. Può fare sta vita. Allora, se può esserti utile saperlo, abbiamo già scelto 2-3 font per i testi che saranno utilizzati durante il film. Poi ti spiego. Questo riferimento non lo cito per adesso perché non so che cosa intende il cliente. A partire dalla fase di produzione vera e propria, si è inoltre pensato di coinvolgere Kickstarter. Serve quindi una campagna promozionale dedicata alla raccolta fondi. Attenzione, perché questo mi diventa un elemento di studio. Quindi Kickstarter, campagna di raccolta fondi. E quindi ovviamente casi studio da analizzare. E già abbiamo qui un primo spunto. In più, nella nota, dobbiamo andare a ricordarci che il cliente vuole praticamente una campagna di raccolta fondi che servirà a, in qualche modo, sostenere anche le spese. Oh, sono creativi nel mondo del cinema. Stiamo inoltre valutando di farci seguire da voi con una pianificazione che segue i mesi di sviluppo del film e ovviamente la fase successiva. Mi riferisco a social, web e campagne, ma vorremmo qualcosa di molto orientato sulla suggestione visiva. D'accordo? Su questi punti chiave sarò più esplicito nella prossima email. Ti manderemo una serie di pagine della sceneggiatura che vorremmo rappresentare in qualche modo online come una sorta di diario di bordo. Benissimo. Quindi questo significa che è necessario includere un blog che racconti le fasi di sviluppo del film. Ed ecco qui un altro elemento da mettere in evidenza. A seguire quel binario di Massimo. E aspettiamo, che ne dici, si può fare? Aspettiamo un tuo feedback. Nel mentre potremo usare i canali social che abbiamo già aperto per iniziare a parlare del progetto. Ci piacerebbe che gli utenti fossero messi in condizione di vivere l'esperienza del film prima ancora che esca in distribuzione, anche perché ci finanzieremo in modi diversi dal solito, il film sarà distribuito gratuitamente online. Bene, nelle note in evidenza, il film sarà distribuito gratuitamente online. E anche questo è un elemento importante, perché ci servirà saperlo poi nel momento in cui inizieremo a muoverci ad un diverso livello. Nella timeline di produzione, oltre alla pre-produzione iniziale, c'è anche un secondo fabbisogno. Quindi, pre-produzione e promozione. Ok, solo che è scritto così, si vede una schifezza. Quindi, pre-produzione e promozione. Ok, social in uso. Che trasformiamo, vediamo se riesco a, ops, a creare un po' di spazio qui. Ok, già così va meglio. Tantissimo. Ok. Vediamo. Ok. Oh, perfetto. Quindi social in uso che diventano canali divulgativi delle fasi iniziali e del backstage generale. Ecco fatto. Simone, io sapevo che dovevi avere un conto negli Stati Uniti, avevo rifiutato un lavoro per questo motivo. Fare un conto... Ah, stai parlando di Kickstarter, non capivo la battuta. A parte le minchiate, ma è possibile attivare una campagna Kickstarter dall'Italia? Ma guarda, in realtà fondamentalmente diciamo che io non ho mai attivato campagne Kickstarter in Italia e di solito diciamo quelle italiane si basano su Indiegogo, ma non solo, quindi probabilmente comunque sì, è possibile che devi avere un conto da qualche parte, ma non è neanche detto perché diciamo che
nell'era moderna ormai fondamentalmente questo tipo di scambi sono worldwide, quindi non è detto, però basta comunque approfondire nelle caratteristiche principali di quel tipo di conto e insomma si scopre facilmente il tutto. Ci finanzieremo? Ok, vivere l'esperienza del film. Ok, bene. Quindi detto questo, fondamentalmente, da un semplice brief, per quanto paraculo volete che sia, abbiamo tirato fuori una serie di caratteristiche che già ci offrono comunque una serie di aspetti che oscillano. Ecco, se vogliamo vederla in versione non paraculo, in realtà possiamo anche immaginare che magari sia stato io a proporre al cliente un brief dove c'erano scritte una serie di domande alle quali rispondere e a queste domande il cliente mi ha risposto con la sua email. Ecco perché vi dicevo che è uno scenario perfettamente pertinente. Anche perché in effetti io del film ancora non so niente. So però come mi posso aspettare da un prodotto di questo genere, studiando i casi studio e il mercato di riferimento, so però che cosa mi posso aspettare. E grazie a questo tipo di schema io già posso organizzarmi le attività e capire per esempio quale figure devo coinvolgere, di quale tipo di elementi ho bisogno, che cosa devo andare a vedere per studiare, per entrare nella logica del prodotto. Badate bene che se non parliamo di una promozione singola, tipo il classico advertising su Facebook, quando si parla di campagne a soggetto singolo o multiplo, inevitabilmente devo fare un approfondimento di questo tipo e fa bene andare a capire anche verso quale direzione si sta andando. Ecco, questo genere di approccio, sfruttando anche la bacheca Pinterest e le note che ci sono state date, quindi l'email nella sua interezza, sicuramente ci offre comunque un ottimo punto di partenza per quanto concerne la creazione, per esempio, dei primi bozzetti, dei primi spunti creativi dedicati per l'appunto alla costruzione del nostro piano strategico rispetto al film. Quindi sono le prime fasi nelle quali si interagisce tra cliente e realizzatore per cercare di capire in quale direzione andare. Allora, questo più o meno diciamo è il tutto, quindi il primo approccio che poi troverete riversato all'interno dei canali social, sia dei webinar che ovviamente del progetto Stranger Days, e spero che ovviamente, insomma, anche se siete in pochi, che, insomma, di non avervi annoiato troppo con questo tipo di argomentazione. Mi piacerebbe poi vederlo crescere in un certo modo, comunque poi vedremo. Simone? Ecco, ho detto tutto. Vai, Roberta. In uno scorso webinar hai accennato al concetto di quarta parete, qui si ricollega in qualche modo con la distopia, per esempio. No, guarda, il concetto di quarta parete è una cosa molto diversa. È, diciamo, un approccio, uno stile legato alla narrazione che in realtà fa letteralmente sfondare ai personaggi del film, della serie TV, di qualunque cosa sia, anche del cartone animato, per esempio, l'ideale quarta parete, cioè quella parete che separa l'osservatore dalla scena che si sviluppa. Si ottiene un effetto quarta parete. Vi ho messo anche un bel video su Google Plus, se vai a vedere. Si ottiene la quarta parete quando, in maniera inaspettata, una vera quarta parete, quando in maniera inaspettata il personaggio di una scena si rivolge direttamente in camera e interagisce direttamente con voi. Quindi praticamente esce un po' dal personaggio, quindi vi trasmette un senso un po' diverso. Perché dico quello vero, non che ce ne siano di fasulli, nel senso che ci sono delle serie come House of Cards dove il personaggio in realtà lo fa costantemente di parlare alla telecamera. In quel caso, in effetti, il classico effetto sorpresa o quello che comincia, diciamo, a generare una sorta di relazione costante con lo spettatore è di natura diversa, è sempre una quarta parete, sia chiaro. Solo che, diciamo, ci sono i generi di quarta parete dove è costante questo riferimento allo spettatore. E altri, e quindi non è più una sorpresa, ma diventa parte del metodo di narrazione, e altri nei quali invece questo genere di approccio assume un po' il volto della sorpresa, colpendo lo spettatore in modo particolare. Pensate al finale dell'Avvocato del Diavolo, per esempio, quando Al Pacino, dopo tutto il film, mentre è sulle scale e vede andare via Keanu Reeves con, non mi ricordo chi era l'attrice che interpretava sua moglie, che mentre li guarda andare via si alza, guarda la telecamera e ripete la sua battuta del film guardando direttamente voi. Quindi diciamo che si estrae dalla trama del film e diventa un qualcosa un po' diverso. Non so se ho reso bene l'idea. Perdono il massimo, ma si può realizzare anche visivamente il concetto di quarta parete? E con le nuove tecnologie, Roberta, a mio avviso sì. Sicuramente
Sai come? Ne avevamo parlato, non mi ricordo se all'interno di un webinar o di un seminario che ho tenuto in aula da qualche parte, dove spiegavo che, per esempio, se tu realizzi una campagna promozionale per il cliente, per esempio, e te la giochi a livello grafico, puoi addirittura giocare con l'impaginazione visiva o addirittura con l'intera scena, facendo uscire letteralmente il personaggio. Per non parlare, per esempio, dei casi nei quali puoi utilizzare a questo punto anche i visori 3D. Ovviamente lì andiamo su budget di altro tipo, lavorazioni particolari, però ci sono i metodi per far uscire un po' il personaggio dalla scena vera e propria. Damiano, domanda: dopo una mappa di questo tipo, generi altre sottomappe dei vari punti estrapolati o parti già in maniera operativa? Beh, in realtà io in questa fase, in questo caso, Damiano, quando mi creo una mappa di una campagna da sviluppare, con questa prima mappa io comincio a organizzarmi i punti chiave, e cioè i casi studio da analizzare, l'analisi che deve, diciamo, arrivare sul prodotto da visualizzare. Prendo i riferimenti in termini di casi studio di campagne esistenti per capire come muovermi poi in futuro. Ovviamente poi non creo una seconda mappa, sviluppo questa. Quindi elimino, aggiungo e tolgo secondo le necessità. E c'ha ragione Simone, a forza di mappe non sai che viaggi si fa. Eh sì. Però, come vi ho detto, il metodo delle mappe mi aiuta tantissimo a tenere organizzate le idee, tantissimo. Grazie Roberta, mi fa veramente piacere, anche perché vedendo il basso numero di partecipanti, onestamente mi ero un po' scoraggiato, però so anche che ovviamente prima che un progetto attecchisca va spiegato bene, vanno coinvolte le persone, il pubblico, senza contare che siamo a fine luglio, fa un caldo boia e io per primo mi vorrei congelare in questo momento e scongelarmi a settembre. Vai Simone. Grazie ragazzi. Simone, è meglio pochi, riusciamo a concentrarci meglio. No, in questo senso hai ragione, ma è chiaro che anche se fossimo 50 persone, stai pur certo che poi chi realmente va a partecipare allo sviluppo dei concept e quant'altro, e ovviamente sono sempre un numero di persone assai ridotte, perché c'è chi piace questo genere, c'è chi ne piace un altro. Con Creamy Wonderland, per esempio, la media di persone che lo seguivano erano 20-30 utenti, ma chi partecipava attivamente, chi ha proposto delle alternative di logo, dei bozzetti, eccetera, erano solo una decina di utenti. Qui io ho creato questo progetto proprio perché, in effetti, la paraculata vera dove sta? Nel fatto che è un tipo di approccio, e ci sono delle suggestioni visive che sono veramente a portata di mano di tutti. Quindi, a prescindere dal vostro stile, dalle vostre capacità, in effetti, come vedremo, si può costruire benissimo qualunque cosa. E fra l'altro, se vi ricordate la volta scorsa, vi citavo che utilizzeremo Adobe Stock. Perché? Perché grazie alle collezioni e alla non necessità di acquistare le foto per creare i bozzetti, chiunque di voi potrà prendere i riferimenti che vi do, crearsene degli altri, scaricarsi i bozzetti, che comunque sono abbastanza grandi, e crearsi, per esempio, il suo modello di locandina. Poi il regista giudicherà, e quindi voi addirittura alla fine potreste mettere nel vostro portfolio dei soggetti creativi reali, acquistando le foto che volete comprare per far vedere il vostro progetto su Behance. Non è nemmeno obbligatorio, era solo perché, come vi avevo detto la volta scorsa, magari se io dico ho partecipato a questo progetto, ho fatto tre locandine, sono uscite anche bene, è brutto metterle con il logo di Adobe Stock, a questo punto me le acquisto, ma acquisto solo quelle che definitivamente mi piacciono, e avrò partecipato ad un progetto dove magari deciderò io anche il grado di interazione e il livello di partecipazione. Quindi ecco, si tratterà proprio di seguire le fasi di sviluppo concretamente, e dentro ci butterò, come vi ho detto, soprattutto nelle fasi iniziali, quando si dovrà costruire il mood, una serie di mini tutorial legati, che ne so, allo sviluppo del concept, allo sviluppo di una serie di caratteristiche, alla scelta del mood cromatico, delle luci per selezionare per ogni personaggio la scena. Quindi costruiremo insieme, a livello visivo, la storia come se fossimo noi gli artefici del film stesso. E no, Simone, non è vero, perché definita la parte, diciamo, della sceneggiatura iniziale, fai conto che avremo la necessità anche di convertire il tutto in strategia e campagna, e lì ti potrai sbizzarrire tu stesso, perché ad esempio, non te le anticipo perché poi mi piacerà sentire le vostre idee, però nel momento in cui dovremmo promuovere questo film, andremo a vedere i casi studio di campagne promozionali online e vedremo quante particolarità sorgono, incluse quelle che citavo poco fa con Roberta, di una comunicazione alternativa non convenzionale che coinvolge, che ne so, il QR code, la realtà aumentata, gli occhiali 3D e tutta una serie di altri spunti. Questo, per esempio, Roberta, della quarta parete,
A livello grafico c'è un metodo che non richiede nessun tipo di tecnologia, è un giochino grafico, però ve lo farò vedere più avanti, adesso è presto perché altrimenti svelo la sorpresa, e lì non hai bisogno di null'altro se non di Photoshop, non hai bisogno di altro, e ti assicuro che quella è una quarta parete molto interessante. Danilo, voglio fare un applauso, seppur virtuale al massimo. Grazie Danilo, troppo buono. Adriano, tutto chiaro e conciso, ma troppo buono pure tu. Carlo, ok, mi fa piacere vedere il vostro entusiasmo. Dove inserisci tutto? Ma allora, Roberta, considerate che sicuramente i riferimenti al webinar li inserirò su Google Plus, ma il progetto lo seguiremo all'interno di una serie di canali social che includono un blog su Tumblr. E vi avviserò appena pubblicherò i primi elementi. In realtà i primi social li ho già aperti, solo che sono un paio nascosti, altri comunque costituiti da un nickname un po' particolare. E nel momento in cui aprirò il tutto e cominceremo a pubblicare l'email che abbiamo ricevuto, le prime note, questo webinar, la mappa e così via, e riceverete attraverso la newsletter dedicata alle lezioni di advertising tutti gli aggiornamenti caso per caso. Ok? Quindi il progetto avrà dei canali social da seguire liberamente, quindi lì non sarà importante che i canali abbiano successo, saranno semplicemente canali per seguire il progetto e poi alla fine, nelle mie intenzioni, se riusciamo a produrre, ad esempio, una serie di locandine, una volta che ci sarà tutto il resto, porzioni di storia e quant'altro, nella presentazione del progetto che integrerò sui miei canali, metterò anche i nomi di tutti quelli che hanno partecipato. Ovviamente non mi riferisco a chi ha partecipato a un webinar, chi avrà dato il contributo, che ne so, una locandina, lo studio del logo, uno studio degli elementi, lo studio del mood, qualunque tipo di contributo, anche semplice, sarà citato come se fossero i credits praticamente del film finale. Anziché mettergli gli autori, eccetera, eccetera, farò, diciamo, ho già preso una specie di format, una sorta di micro video che celebrerà, tra virgolette, la conclusione, per esempio, della prima fase del progetto con tutti i nomi dei partecipanti, che comunque saranno esplicitati di volta in volta nei vari canali, perché chiaramente sarete integrati. Quando presenterete un progetto lo presenterete a nome vostro, quindi è anche per chi vorrà un modo, diciamo, per essere più coinvolto e magari, perché no, ottenere anche un po' di visibilità laddove il progetto dovesse attecchire in un certo modo. Bene, il webinar di stasera si conclude qui. Vi invito poi ovviamente a, insomma, in qualche modo ad interagire nelle fasi che a breve comunque inizieranno a livello di social e quant'altro. E come sempre vi auguro una buona serata e vi ringrazio di essere stati qui e di aver partecipato a questo webinar. A presto e una buona serata. Ciao ciao!